Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo. Oggi siamo tornati in un nuovo video, consigli al fantacalcio. Quest'oggi, come ha detto dal titolo, andremo a vedere i migliori portieri da prendere quest'anno al fantacalcio 2020-2021. Non vi dirò ovviamente i migliori portieri perché sarebbe facile dire Szczęsny, Handanović, Donnarumma e così via. Ma vi ho diviso i portieri in categorie e vi ho messo diciamo quelli che io comprerei. Partiamo subito dal top, la prima categoria. Io tra tutti i top di quest'anno, che poi in realtà importa, ce ne sono soltanto tre: Handanović, Szczęsny e Donnarumma, a parer mio. Tra i top, perché poi ad esempio Stracoscia, Gollini per me sono semi top. Tra tutti i top io voglio Donnarumma. Anzi no, io voglio, a me piace Donnarumma. È un portiere che comunque lo conosciamo tutti. Ha esordito in Serie A che era giovanissimo, ha fatto strada su strada al Milan, tra i pali del Milan, e è diventato uno dei migliori portieri nel nostro campionato. E io lo adoro molto Donnarumma e scelgo lui per due, anzi per diversi motivi, non per forza due. Allora, innanzitutto è il più giovane e a me l'età a volte, non lo so, mi fa pensare che abbiano più voglia di fare. Per quanto comunque un Handanović abbia tanta voglia di fare, per me un giocatore giovane può avere quel qualcosa in più. Ed è un fattore che io tengo sempre in considerazione. Un altro fattore, è, oltre all'età, è la squadra. Il Milan è una squadra non troppo forte e quindi Donnarumma potrebbe andare a meno degli altri due, perché si parte già col fatto che Handanović e Szczęsny giochino in squadre più forti e subiscano meno gol. Anzi, io vi dico che Szczęsny per me quest'anno subirà tanti gol. Lo scorso anno non è che ne ha subiti pochi, ma quest'anno la Juve non la vedo molto bene, perché comunque ha iniziato una rivoluzione, anche se in realtà per ora non vedo niente di che sul mercato. Mancano ancora diversi giorni alla fine del mercato, mancano pochi giorni all'asta. Anzi, io quando starete vedendo questo video dovrei fare il giorno dopo l'asta, quindi vabbè. E comunque io vi dico che il mio preferito è Donnarumma tra i top. L'accoppiata cos'è? La categoria accoppiata sfrutta il calendario e la griglia portieri per avere un ottimo reparto di porta che sia non troppo costoso, che abbia partite abbordabili almeno ogni giornata e che abbia comunque un'alternanza casa-trasferta ottima. Io ho optato per Roma, Sassuolo, Crotone. L'alternanza è tra Roma e Sassuolo, che hanno 0 partite in casa contemporaneamente. Vi consiglio di andare a vedere la griglia portieri sul mio canale, la trovate per vedere i migliori accoppiamenti. Ho deciso di mettere il Crotone perché, a parte che ha diciamo un'ottima accoppiata col Sassuolo, hanno semplicemente 7 partite contemporaneamente in casa. Ma non ci interessa questo, ma ci interessa il fatto che il Crotone nelle partite difficili di Roma e Sassuolo, o quando si sfideranno, il Crotone avrà spesso partite abbordabili. Quindi ci troveremo sempre con almeno, anzi non quasi sempre, mi sembra 36 giornate su 38, con uno dei tre portieri che avrà una partita abbastanza facile per schierarlo. Poi la scommessa, Montipò, portiere del Benevento. Perché vi dico Montipò? Perché la scorsa stagione in Serie B il Benevento non ha subito tantissimi gol, anzi era una squadra che spesso rimaneva a porta inviolata, e per questo ve lo consiglio. Attenzione, Montipò ve lo consiglio ad un credito come terzo portiere, tipo ad esempio se volete potete fare Roma, Sassuolo e Benevento. Ovviamente andrà a perdere quelle 2-3 partite favorevoli che avrà il Crotone quando Roma e Sassuolo non le avranno, però potete fare questa scommessina. Io mi fido molto del Benevento, quest'anno non penso retroceda, lo vedo molto molto preparato, come lo vedo molto preparata come squadra, e così a Pippo Inzaghi lo vedo molto carico di fare bene quest'anno in Serie A. Per questo un creditino ce lo butterei su Montipò. Da prendere in coppia è una categoria un po' particolare perché ci sono solo loro due, Ospina, Meret, in realtà anche Szczęsny e Buffon, ma ho deciso di mettere loro. Perché ho deciso di mettere Ospina e Meret? Non c'è bisogno che ve lo dica. Nessuno dei due è titolare fisso, parte a volte in vantaggio ad Ospina, a volte parte in più Meret. Quindi se volete prendere i portieri del Napoli dovete prenderli per forza insieme. Per questo ho messo questa categoria da prendere in coppia. Ospina e Meret presi in coppia non sono male, magari anche con Montipò del Benevento, che mi pare abbiano, sì, abbiano un'ottima alternanza Napoli e Benevento, con due sole partite contemporaneamente in casa o in trasferta. E quindi potete comunque puntare a una porta abbastanza low costo, perché Ospina e Meret non andranno via tantissimo a mio parere. Ragazzi, questi sono i portieri che vi consiglio, poi i prezzi varieranno da asta ad asta.
Quindi io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Cosa ne pensate di questi portieri? Pensate che ci siano portieri un po' meglio di questi che ho consigliato io? Ovviamente ragazzi, non sono portieri che dovete prendere assolutamente. Se magari vedete uno Szczęsny che va a meno di Donnarumma, è ovvio che dovete prendere più Szczęsny che Donnarumma. Poi dovete farvi un'idea voi, vi invito a vedere il video come vincere al fantacalcio, che è la mia strategia per il fantacalcio. Io vi saluto, ciao a tutti.